guardate sul canale, è davvero un sacco di tempo che non mi faccio viva. Sapete della mia vita, sapete tutto di me, dei miei problemi, delle mie tribolazioni di povera mortale, come tutti noi. Quindi ecco, capitemi, provate pietà per me, sapete che non ho avuto assolutamente tempo per girare video, fare tutorial, anche se ci sto lavorando perché ho due progetti che voglio portare a termine entro adesso, praticamente entro la fine del mese, ormai ci siamo, però questo video è un altro aggiornamento sul progetto benefico Lascia il segno, non la ferita, quello promosso da Adoc Crisalide di Rimini, l'associazione benefica appunto di solidarietà per le donne operate di tumore al seno. Abbiamo ormai in ballo da un bel po' questo progetto, ho raccolto mattonelle fatte all'uncinetto e fatte ai ferri veramente da tutta Italia. Ho aggiornato adesso, proprio 5 minuti fa, la lista delle ultime due signore che mi hanno inviato gli ultimi due pacchi. Aggiornamento assolutamente importantissimo e stranecessario perché, alla luce purtroppo degli ultimi avvenimenti accaduti nel nostro paese a causa del coronavirus, dell'emergenza sanitaria, come immagino voi sappiate, la regione Emilia-Romagna, quindi il governatore Bonaccini e il ministro della Salute Speranza, hanno emanato questa ordinanza regionale che vieta tutti gli assembramenti, le aggregazioni in luoghi pubblici e privati, scuole chiuse, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi a me premeva la parte riguardante assembramenti di persone in luoghi pubblici o privati fino al 1° marzo. Quindi questa ordinanza è valida fino al 1° marzo e poi sicuramente verranno presi altri provvedimenti, probabilmente, molto probabilmente, come per la regione Veneto, come per la regione Lombardia, verrà prorogata questa ordinanza, in che misure non si sa. Questa mattina, circa un'oretta fa, ho sentito la referente, la coordinatrice del progetto Lascia il segno non la ferita, appunto riguardo al fatto dell'ordinanza, quindi che cosa pensavamo di fare, come procedere, perché io già avrei dovuto andare il 22 febbraio a portare il pacco con i gomitoli. Meno male che non sono andata, ci sono stati dei problemi logistici, ma nel frattempo mi sono arrivati altri due pacchi, appunto, quindi è andata bene. Sarei dovuta andare sabato questo, il 29, però fino al 1° marzo non si possono, cioè non ci possono essere aggregazioni di più persone in luoghi pubblici o privati, come può essere anche la sede di un'associazione. Ho voluto chiedere conferma per sicurezza alla signora Vignali, che mi ha confermato appunto questa cosa, e come pensavo siamo arrivate al punto di dire ok, rimandiamo allora l'incontro per la consegna di tutte le mattonelle arrivate a data da destinarsi, cioè a data da definirsi. Scusate se ho l'affanno, se sto correndo come una forsennata, mi devo dare una calmata. Sono nel bel mezzo, non ce la posso fare, sono nel bel mezzo delle pulizie di casa, tra l'altro c'è un vento pazzesco fuori, ho le porte che sbattevano perché avevo aperto per far corrente, ho chiuso tutto, ho fatto asciugare i pavimenti e mi sono rintanata, mi sono chiusa nel mio antro, nel mio studio, perché i gatti l'hanno di matto, e ho un casino qui perché sto sistemando appunto le mattonelle, le sto ordinando tutte per colore, sto aggiornando vari documenti, ho aggiornato la lista delle signore che hanno aderito finora. Vi risparmio questi dettagli tecnici di poco conto, di cui non ve può fregare di meno. La cosa importante che vi volevo dire appunto è che questo sabato non andrò a Rimini, non potrò andare per l'ordinanza regionale. Bisogna veramente mettere tutto in stand by per il momento, non è una cosa che dipende dalla mia volontà o dalla volontà di chiunque altro, è una necessità per l'emergenza sanitaria. Quindi io sono convinta che voi tutte siete persone intelligenti e di buon senso e che quindi non vi offenderete, non ve la prenderete con me. Io sto a quanto viene emanato dall'alto. Quindi, nell'ulteriore sfiga del fatto che non si sa quando si potranno riaprire le attività, quando ci si potrà insomma incontrare, eccetera, 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 vi dico che chi vuole, chi magari incappa
in questo preciso momento nel progetto, non ne sapeva nulla, chi magari vuole fare qualche altra mattonella, insomma l'incontro si farà, perché io spero che da qui a maggio le cose si risolvano, possano diciamo calmarsi le acque, si possa riprendere una vita pienamente normale. Quindi, insomma, chi di voi volesse aggiungere qualche altra mattonella, se se la sentisse, insomma, non rimando indietro nulla, non si rifiuta nulla. Approfitto quindi per riepilogare le signore che finora mi hanno spedito le mattonelle. Sono Monica Zironi, Grazia Grazioli, Tiziana Massone, Lucia Vitello, Elisa Goglione, Adelina Maritato, Elisa Dall'Omo, Erika La Torraca, Rosa La Rossa, Stefania Bona, Alessandra Congiu, Bertacchini Eude, Nicoletta Corradini, Lisa Davi, Maygreth Davi, spero di aver pronunciato il nome di tua mamma bene, Lisa, nel caso chiedo scusa, Ornella Curcio, Anna Bassi e Paola Senette. Grazie mille davvero a tutte e non vi preoccupate per quelle che hanno potuto mandarmi una mattonella, due mattonelle. Ragazze, donne, cuori grandi, anime belle, assolutamente non vi fate scrupolo, non vi fate problemi, siete state tutte meravigliose e io ringrazio dal profondo del cuore ciascuna di voi che abbia fatto tanto o poco, non è quantificando il materiale prodotto che si può dare l'idea appunto della solidarietà e dell'impegno e della voglia di contribuire a questo progetto. Quindi anche se avete mandato una mattonella sola è davvero tantissimo, quindi da parte mia e sicuramente da parte anche delle signore dell'associazione ad hoc Macrisalide, ogni singolo piccolo contributo è stra benvenuto. Bene amici, io penso di concludere qui questo video, scusate se è stato breve, frenetico, conciso, ma era appunto un video aggiornamento necessario e doveroso alla luce di quanto sta accadendo e accaduto in questi giorni. E dai, incrociamo le dita, facciamoci forza, stiamo uniti e speriamo che tutto vada per il meglio. Io vi abbraccio, vi strizzo di abbracci, vi mando un bacione grandissimo, mi raccomando, per qualsiasi cosa, qualsiasi domanda o informazione, non esitate a scrivermi, rompetemi le scatole qui su YouTube, sulla mia pagina Facebook, mandatemi un messaggio privato, quello che vi pare io vi rispondo sempre molto molto volentieri. A presto e grazie ancora per tutto. Ciao!